nascondeva colori, sogni, amori e libertà. C'era il sur che usciva poco a poco dagli anfatti dell'oscurità. C'era il sur dei contadini scippati dalla terra e dalla nobiltà. C'era il sur delle donne che cantavano gloria, amore e civiltà. E a te, la voce sognuna tu, dicele quanto bene l'hai voluto, una terra si carida e raminga, me para di sentire una fragranza. Dei bambini che spargevano i semi della vivacità. C'era su dei poveri che gli chiedevano pane, conforto e umanità. C'era su dei popoli che cercavano il riscatto della società. Gesù che sperava di ritornare alle antiche prosperità. E a te la voce sognuna tu, tu destino troppo vuoto e canciato. Pino, cosa hai comprato oggi? Mastazzole a volontà. Come ti pare a sta fera oggi? Ma poco rispetto agli altri anni. Più scarsa, vero? Ci sono meno soldi, Pino? Sì, pochi soldi. Grazie. Andrea, come ti appoggio sta fera stanno? Scarsa, proprio scarsissima, zero. Anche a livello animale, vero? Non c'è nessuno. Ma diciamo una verità, alla fine di conto la fera che si rinuncia. Birra e panini, ed è a sua. Volevo salutare anche uno. Saluto a tutto il gruppo. Grazie. Allora, ciao, siamo con Pino e Salvatore. Roy, come ti appoggio sta fera stanno? E niente, stanno è un po' scarsuccia per questo vento che c'è. Ma solo per il vento, Pino, anche per i soldi? Anche per una questione economica, hai capito? Salvatore, tu comunque vai sempre tranquillo, no? Ah, no, sono venuto solo per il panino e la birra. È buono? Sì, è buonissimo. Alla salute? E tutte. Ok, e grazie. Tutte che non ci sono. Tu dentro, tu da controllare. C'era una volta che c'era, chi c'era? Come ti ha parato sta fera stanno? capito? Come mai ti ha piaciuto? ma che c'entrano con c'erano l'animale? Ma il prossimo anno vieni! Allora, siamo con l'amico Stefania Quinti, che è il primo anno che è nuovo nuovo, che è alla fiera di Santa Severina. Oi Ste, tu sei abituato all'Expo, alla fiera di Milano, alla fiera di Rocca, come ti ha parato? Ma guarda, è sempre un piacere comunque venire alla fiera, perché... O bene, se ne mangiamo un panino, una berricetta, con l'amico Roberto, Cataldo, Attilio. Poi secondo me il 90% di persone che vengono qua a fare per dire un panino e una birra, o una, dice, una cascia. No, uno, è meglio una cascia. No, 90%, 100%, perché la fera finisce a cave, che comincia e che finisce. Ok, Stefano, noi ti ringraziamo per la competenza che ne ha dato e ci vediamo all'Expo, ok? grazie signora. Dopo una bella ci vuota una gonna che resta, curo sulle s'asciughe e poi gignare la festa, ti cambi bagnate con dienti e per la sola finisce di lamenti. Mi paratuce l'aria ingenottata, via una chitarra e mi faccio una cantata, e cura luna de notte ru sulla pensione, sicuramente non para nulla tu. Ah,
Tanto mi sa che sei l'unico che sta faticando noi. Abbastanza. Anche il tempo devo ringraziare. Una bella giornata. Poi ci sono questi tre ragazzi che sono attivi. Non mi posso lamentare. Tanto per un mangiare c'è niente. Oh, cavolo, c'è niente. Due semi d'afflato non c'è niente. Cosa offri di buono ai nostri amici? Salsiccia. Poi c'è salsiccia con potete peperoni. E poi c'è la grossa specialità, la trippa. C'è pure vino locale, ho visto. Vino locale, sì. Di Pasquale Colosimo, ottimo. Noi ti ringraziamo. Grazie a te, Tonino. Allora, ci Manuel, vediamo. Tu e Fabrizio siete sicuramente quelli che state faticando ciò stanno. Come si suol dire che per un mangio cugno? Per un mangio cugno faticamo. Insomma, a fare stanno d'estate tanto come l'altro anno. Comunque, stiamo faticando stesso. Secondo te è solo perché ci sono sordo oppure uviente altre cose? Pure per il fatto dei soldi, non solo uviente, è pure la crisi che porta cuccio a San Cristiano. Se no, ce n'è un problema come l'altro anno. Comunque, è meglio che tu di qui e non altro. Vedi che puzzi. Lo sai che puzza, stiamo a rostare stamattina, fino alle 2:00, ancora a rostare. Buon lavoro. Grazie. A cuccia se vengono a capo, e mi ricordo dove sogni l'altro, a terra mia, pure lontano, ma suonano. Presente quest'anno alla fiera di San Sena anche il solito amico Francesco Iaquinta. Francesco, come ti ha parlato la fiera quest'anno? È un po' scarsa, e sembra rispetto agli altri anni. Secondo te perché? È dovuta sicuramente, primariamente, alla crisi e anche... Per esempio abbiamo visto pochi animali, perché? Perché ci vogliono troppo documenti per mettersi in regola. No? Quindi la gente si scoraggia. Francesco, l'ha fatto un panno di questa sezza? Fra poco me lo faccio. Perché poi la fiera alla fine se non c'hanno panni di custatezza e una birra, no Francesco? Sì. Ok, vuoi salutare qualcuno? Tutti gli amici di San Severino. Grazie. Quando mi vuoi tardi ti ho guido niente, ma si può sentire, io ti dico senti, la tua e la lide, chi da campagna, la vita mia, chi mi accompagna. More, ogni anno tu a Mattia la fera, giustamente sei abito mezza fera, come ti è apparuto quest'anno? Bella, c'è un vento che ti vola. Abbiamo visto però meno gente, forse perché ci sono pure meno soldi. Pochi soldi e poi c'è troppo vento. E anche zero animali. Beh, no, che lui l'ha trovato. Qualcosina l'ha trovato. Abbiamo trovato. Ok. Vito, che ti sei comprato tu l'elicottero? Ma ce l'hai la patente? No, poi la prendiamo. Poi la prende la patente. Ok. E parlano vicini tutti a sei colori, c'è una minestra a capo da 100 lattori, e chi due popolare non c'è una città, mi dici a più dove veniti di ca. Siamo con Francesco alla fiera di San Sena. Francesco, sei incazzato, volevo dire perché sei incazzato? Perché mi vuole accattare un porco. Un porco rano o un porco circo? Nenno. E che è successo? Ma se ne sono giunta. Costavano care, penso? E ci potevi chiedere un sconto? No! Ma tu con 5 euro li accattare? No! Ah, vabbè, ma un porco mascolo o femmina? Dove mascolo? E come chiamava? Ma come chiamava però? Uno Pasquale e uno? Vuoi fare ciao ad ancora? Vuoi saltare ad ancora? Sì. A tutti che ti vedono, babbo? Sì. Faccio ciao.